Prende il via la sesta edizione di Mondo Futsal, la rassegna del calcio a 5. Quest'anno in formato diverso, un format più dinamico e più adatto ai canali del web. Ricordiamo il sito mondofutsal.net e poi www.youtube.com/mondofutsaltv. Dicevamo un format diverso, un format innovativo per la rassegna del calcio a 5, un punto di riferimento per il mondo del calcio a 5 provinciale e non solo. La Serie A2, presentato nella prestigiosa cornice dell'Expo Latina, il nuovo corso della Rapido Latina Calcio A5, targato Luca Giampaolo. Il presidente Gianluca Lastarza ha fatto gli onori di casa fornendo gustose anticipazioni sulla stagione che sta per iniziare e sulle nuove iniziative ideate dalla società, in particolar modo sul fronte del settore giovanile. Vediamo il servizio di Gianfranco Marceddu ed Enrico Pasquali Coluzzi. La presentazione è sempre, è il momento più bello perché si parte con i migliori auspici e quest'anno ci troviamo per il secondo anno ad affrontare questa Serie A2 con un po' più di ambizione rispetto allo scorso anno, dove comunque abbiamo raggiunto un risultato sicuramente importante, perché comunque per essere una matricola arrivare comunque nei playoff è stato sicuramente un risultato da incorniciare. Presidente, la scelta di accogliere qui Luca Giampaolo, come sono i rapporti proprio in vista di ormai tanti tecnici avuto dal Futsal? Beh, è una stima di vecchia data, per una serie di coincidenze non si è mai riuscito a fare questo matrimonio e quest'anno ho colto l'occasione, forse sei stato uno di quelli che ha sponsorizzato il mister, anche se forse non ce n'era bisogno, però sei riuscito veramente a fare questo incontro dove è bastato veramente poco per capire che era la persona forse giusta che attendevamo un po' di tempo qui a Latina. Presidente, Rieti, Pescara e Lazio, tre squadre, tre blasoni di questo nostro bel paese, comunque Latina, come si può portare? Beh, credo sia sotto gli occhi di tutti, i risultati che abbiamo ottenuti fanno ben sperare. Abbiamo ottenuto nell'ultima amichevole con la Lazio, che è una società di Serie A1 che sta puntando a vincere lo scudetto, siamo riusciti addirittura a batterli per 4-3, abbiamo avuto un pareggio con il Rieti, che è un'altra società di A1 composta da grandissimi campioni, e poi abbiamo avuto una sconfitta più che onorevole con il Pescara, che è sempre detta di tutti la squadra forse deputata a vincere il campionato il prossimo anno in A1, quindi sicuramente i risultati sono stati eccellenti. Latina non ci sarà sabato ai nastri di partenza del campionato, visto che i pontini osserveranno subito il turno di riposo. In compenso, Capitan Maina e compagni stanno lavorando sodo per trovare la giusta inquadratura. Lo si è notato anche nel triangolare amichevole, disputato con due formazioni di Serie B, il Prato Rinaldo e la Virtus Fondi. Il campionato di Serie B prende il via sabato con una squadra pronta a rappresentare l'intera provincia di Latina. Si tratta del Fondi di Paolo De Simoni, al debutto sul campo del Nursia Calcio A5. Ascoltiamo l'intervista al tecnico realizzata da Luca Ficuccio. Mister, buongiorno, un'impressione sulla partita e sulla sua squadra? Sì, abbiamo fatto questo triangolare con due squadre molto importanti, una che comunque è del nostro girone ma che ambisce a vincere il campionato, l'altra una primissima squadra di A2 che è il Latina, che sicuramente pure nel campionato di A2 cerca di primeggiare e di vincere. Le ambizioni del Latina sono quelle di andare in A1. Devo dire che i ragazzi sono comportati ancora una volta molto bene, c'è ancora molto da lavorare soprattutto nella fase di possesso palla, ma c'è da dire che ci avevamo di fronte due squadre molto importanti, per cui abbiamo giocato a tratti alla pari, hanno giocato molto anche i ragazzi under 21 durante le due partite, e quindi credo che il test sia stato importante. È ovvio che noi abbiamo fatto dei grandi progressi dall'inizio della preparazione, ma che dobbiamo ancora lavorare tantissimo. Se riusciremo a continuare con questo spirito, con questa voglia, con questa concentrazione, sicuramente potremo toglierci delle soddisfazioni, però insomma queste non sono sicuramente squadre alla nostra portata ancora. Bocca al lupo Paolo per il campionato. Crepi, grazie.
La neopromossa Gymnastic Fondi rappresenta la provincia in una competizione giunta già al terzo turno di campionato. In evidenza tra gli ultimi risultati il poker calato dall'Olympus a Colleferro. Il 4-1 sul campo dell'Isimed Porsche ha proiettato il team di Cocco al comando del raggruppamento. A ridosso della vetta la Mirafin, fermata sul 2-2 ad Albano, ed il Circolo Tennis Eur, Corzaro a Ciampino. Tornando al Fondi, i ragazzi di Treglia hanno centrato la loro seconda vittoria imponendosi per 4-2 in trasferta sul campo della Capitolina. Nonostante le assenze del capitano Teseo, del pivot De Falco e di Stanziale, e nonostante una sfortunata autorete iniziale, la Gymnastic Studio ha siglato il pareggio con l'Under 21 Capomaggio su schema da calcio d'angolo riuscito alla perfezione. Poi Bisecco e Guastaferro su rigore hanno completato il sorpasso. I romani hanno accorciato dopo aver fatto ricorso al portiere di movimento, ma ancora Bisecco ha ristabilito le distanze, consegnando ai suoi un prezioso successo. La Serie C2 ha preso il via con una sola vittoria casalinga delle formazioni della provincia, quella del Terracina sul Città di Latina Oratorio, e con le affermazioni in esterna dell'Atletico Anzio Lavinio a Cisterna e del Città di Minturno Marina sulla Pontina Futsal. Un punto a testa invece tra Minturno e Anni Nuovi Ciampino. Sul neutro di Borgo Podgora, la squadra allenata da Cardillo ha sbloccato il risultato nella ripresa con una bordata di Anderson. Gli ospiti hanno risposto con De Camillis e hanno poi difeso l'1-1 con le parate di Sebastiani. Il torneo provinciale è passato da 16 a 14 squadre. Dai due raggruppamenti sono state escluse l'Ele Nettuno, Dilettanti Falasche, Città di Anzio e Indomita Anzio, assorbite dalla delegazione di Roma. Nel girone A le favorite potrebbero essere il Real Podgora, affidatosi ai gol di Cristofoli, l'Atletico Rocca Massima di Mister Antici, lo United Aprilia, guidato da Maggi, e lo Sporting Giovani Risorse. Da segnalare nel gruppo B una fuori classifica, la Virtus Fondi, già presente nel campionato nazionale di Serie B. In pole position si annunciano per questo girone l'Atletico Sperlonga di Sant'Angelo, l'Atletico Gaeta di Roberto Pierro, l'immancabile Old Ranch di Maurizio Giovannoni e lo Sporting Terracina del patron Caringi.